Ci sono battaglie che sembrano troppo grandi per noi. Una parola che gela il sangue, che arriva senza bussare, che cambia tutto. Cancro. Una malattia che non guarda in faccia nessuno, che colpisce senza preavviso, che lascia segni profondi non solo nel corpo, ma nell'anima. È uno dei mali più temuti del nostro tempo, e ogni anno milioni di persone nel mondo si trovano a combatterlo, a sperare, a resistere. Ma se ti dicessi che, anche senza essere medici o scienziati, possiamo fare qualcosa di concreto per proteggerci? Che esistono scelte quotidiane, apparentemente semplici, capaci di influenzare davvero la nostra salute, e che uno degli strumenti più potenti che abbiamo si trova proprio nel nostro piatto? No, non parliamo di cure miracolose o di rimedi alternativi da internet. Parliamo di scienza. Parliamo di evidenze sempre più solide, che collegano l'alimentazione non solo alla prevenzione, ma anche al supporto del nostro sistema immunitario nella lotta contro le cellule malate. Perché sì, oggi sappiamo che ciò che mangiamo può fare una differenza enorme. Non si tratta solo di mangiare sano, ma di scegliere consapevolmente cibi che aiutano a disinnescare l'infiammazione cronica, a bloccare la proliferazione cellulare incontrollata, a rafforzare i meccanismi naturali di difesa del nostro organismo. In questo video ti accompagnerò in un viaggio dentro la parte più affascinante, ma anche più trascurata, della medicina, quella che si costruisce ogni giorno a tavola. Scopriremo insieme quali alimenti sono stati studiati per le loro potenzialità anticancro, quali errori quotidiani aumentano il rischio silenziosamente, e ti mostrerò anche una ricetta semplice e potente che puoi iniziare a usare da subito. Non servono formule magiche. Serve consapevolezza. E oggi iniziamo da qui. Quando si parla di cancro, la maggior parte delle persone pensa subito alla genetica, alla sfortuna, all'ambiente inquinato. Tutti fattori importanti, certamente. Ma c'è un nemico molto più vicino, più subdolo, che lavora nell'ombra ogni giorno, spesso senza dare sintomi. Si chiama infiammazione cronica. A differenza dell'infiammazione acuta, quella che si manifesta con febbre, rossore o dolore quando ci feriamo o prendiamo un'influenza, l'infiammazione cronica è silenziosa. Non fa rumore. Ma proprio per questo, è ancora più pericolosa. È un fuoco che brucia piano, lentamente, e che nel tempo danneggia i tessuti, altera il sistema immunitario e crea un ambiente favorevole alla trasformazione delle cellule sane in cellule tumorali. La scienza lo sta confermando sempre di più. Molti tipi di cancro nascono proprio da un terreno infiammato. E a infiammare questo terreno non sono solo fattori esterni come lo stress, il fumo o l'inquinamento. Molto spesso è il cibo stesso a giocare un ruolo decisivo. Alcuni alimenti, infatti, agiscono come veri e propri acceleratori dell'infiammazione, stimolano la produzione di insulina, sovraccaricano il fegato, alterano la flora intestinale e contribuiscono all'accumulo di tessuto adiposo viscerale, un tipo di grasso che non è solo un deposito di calorie in eccesso, ma un vero e proprio organo attivo capace di produrre sostanze infiammatorie. Il legame tra infiammazione, sovrappeso e rischio oncologico è così forte che oggi molti oncologi considerano il controllo del peso corporeo come una delle più potenti strategie di prevenzione. Non per ragioni estetiche, ma per motivi profondamente biologici. Il grasso in eccesso non è mai neutro. Al contrario, se localizzato in certe aree del corpo, può interferire con il corretto funzionamento degli ormoni, alterare i segnali cellulari e facilitare la crescita tumorale. Ecco perché, prima ancora di chiederci quali alimenti ci possono aiutare a prevenire il cancro, dovremmo domandarci quali abitudini stanno alimentando questa infiammazione latente dentro di noi. Perché solo riducendo questo terreno fertile possiamo davvero rendere efficace qualunque strategia alimentare. Mangiare bene non significa solo aggiungere superfood nel carrello. Significa disattivare il processo invisibile che apre la strada al tumore. E tutto comincia da qui, dalla consapevolezza che l'infiammazione cronica non è un destino, ma una condizione reversibile. Con le giuste scelte, ogni giorno. Una volta compreso quanto l'infiammazione cronica possa agire come un acceleratore silenzioso per lo sviluppo del cancro, la domanda successiva viene quasi spontanea. Esistono alimenti in grado di invertire questa tendenza? La risposta, fortunatamente, è sì. Numerose ricerche scientifiche condotte negli ultimi decenni, dalle università americane ai grandi centri di oncologia europei, hanno identificato alcuni alimenti in grado di agire non solo come antiossidanti generici, ma come veri e propri regolatori dei meccanismi cellulari legati alla prevenzione tumorale. Prendiamo ad esempio i frutti di bosco, in particolare i mirtilli. Il loro colore intenso non è solo un tratto estetico, è la manifestazione visibile di una ricchezza interna straordinaria di antociani, molecole che agiscono come spazzini dei radicali liberi e che, in alcuni studi in vitro, si sono dimostrate capaci di rallentare o bloccare la proliferazione delle cellule tumorali.
Ma non finisce qui. I mirtilli migliorano anche la funzionalità del sistema immunitario, proteggono i vasi sanguigni e supportano la salute intestinale, un aspetto sempre più collegato alla prevenzione oncologica. Un altro protagonista è sicuramente il pomodoro, spesso sottovalutato nella sua quotidianità. La sua forza risiede nell'icopene, un potente carotenoide liposolubile concentrato soprattutto nella buccia, che ha dimostrato effetti protettivi in particolare nei confronti del tumore alla prostata. La cosa più interessante è che il licopene non viene distrutto dalla cottura, anzi, la concentrazione aumenta nei sughi e nelle salse, rendendo la tradizione mediterranea non solo gustosa ma anche potenzialmente protettiva. E poi c'è l'aglio, antico rimedio popolare e oggi oggetto di numerosi studi moderni. Contiene una sostanza chiamata allicina, che si libera quando l'aglio viene schiacciato e lasciato riposare qualche minuto prima della cottura. L'allicina ha dimostrato attività antibatterica, immunostimolante e, in alcune ricerche, anche un possibile effetto inibitorio sulla crescita delle cellule tumorali, in particolare a livello dello stomaco e del colon. Ma non possiamo non citare la curcuma, spezia antica e simbolo della medicina ayurvedica. Il suo principio attivo, la curcumina, ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e perfino pro-apoptotiche, cioè capaci di stimolare la morte programmata delle cellule malate. Il suo potere, tuttavia, si attiva realmente solo se combinato con una fonte di grassi buoni, come l'olio extravergine d'oliva, e un pizzico di pepe nero, che ne moltiplica la biodisponibilità. Un ruolo importante lo giocano anche i vegetali a foglia verde, come spinaci e cavolo riccio. Ricchi di folati, clorofilla e fibre, aiutano a disintossicare il corpo, a migliorare la funzionalità intestinale e a neutralizzare composti tossici prima che possano agire sulle cellule. In più, le fibre stesse contribuiscono a nutrire il microbiota intestinale, che ormai sappiamo essere coinvolto nella regolazione del sistema immunitario e nella modulazione dell'infiammazione. E poi c'è il mondo dei funghi medicinali, un universo affascinante e ancora troppo poco conosciuto in Occidente. Alcune varietà, come lo shiitake, il reishi o il maitake, sono state studiate per la presenza di beta-glucani, polisaccaridi in grado di rafforzare la risposta immunitaria e di rallentare la progressione tumorale in modelli sperimentali. Anche se non sostituiscono la terapia medica, possono diventare un valido complemento nella prevenzione e nel supporto. Infine, non possiamo dimenticare l'uva nera, fonte di resveratrolo, e il melograno, ricchissimo di polifenoli. Entrambi sono noti per la loro capacità di contrastare lo stress ossidativo, migliorare la circolazione e offrire protezione contro alcuni tipi di tumori, come quelli della prostata e del seno. Il punto non è mangiare solo uno di questi alimenti come se fosse un elisir miracoloso. Il punto è costruire un'alimentazione varia, colorata, viva. Perché la vera forza non sta nel singolo cibo, ma nella sinergia tra nutrienti diversi. E la natura, in questo, ci offre un'alleanza straordinaria. Ogni frutto, ogni verdura, ogni spezia ha il suo ruolo in questa orchestra che può suonare la musica della prevenzione. C'è un concetto chiave che troppo spesso viene ignorato quando si parla di salute e prevenzione. Non conta solo cosa aggiungiamo, ma anche cosa smettiamo di fare. Possiamo introdurre nella nostra alimentazione i migliori cibi del mondo, ma se nel frattempo continuiamo a coltivare abitudini nocive, il beneficio rischia di essere drasticamente ridotto. È come cercare di spegnere un incendio versando acqua con una mano e benzina con l'altra. Uno degli errori più comuni riguarda il consumo eccessivo di zuccheri raffinati. Dolci industriali, bevande zuccherate, snack da supermercato, alimenti che spesso sembrano innocui, ma che contribuiscono ad alimentare lo stato infiammatorio, stimolano picchi glicemici e aumentano la produzione di insulina. Tutti meccanismi che, se cronicizzati, creano un ambiente favorevole alla crescita tumorale. Non è lo zucchero in sé ad essere il nemico, ma la sua onnipresenza nella dieta moderna e il suo consumo inconsapevole, quotidiano, massiccio. Un altro comportamento insidioso è l'assunzione abituale di carni lavorate e carni rosse, specialmente se cotte ad alte temperature. Salumi, insaccati, bacon, wurstel, ma anche affettati magri come fesa e bresaola. Tutti questi alimenti contengono nitriti e nitrati, sostanze che possono trasformarsi in composti potenzialmente cancerogeni. Le carni rosse, a loro volta, sono state classificate dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come probabilmente cancerogene, soprattutto quando vengono consumate in grandi quantità e cucinate alla griglia o alla brace. Non si tratta di eliminarle a ogni costo, ma di limitarne la frequenza e di riservarle a contesti occasionali, non quotidiani. Anche l'alcol merita una riflessione seria. Esiste ancora l'idea che un bicchiere di vino al giorno faccia bene alla salute. Eppure, da anni la ricerca ci dice il contrario. Non esiste una soglia sicura. Ogni dose di alcol, per quanto piccola, è associata a un aumento del rischio oncologico,
soprattutto per tumori del fegato, del seno, dell'esofago e della bocca. L'alcol danneggia direttamente il DNA, interferisce con l'assorbimento di nutrienti essenziali e indebolisce le difese immunitarie. E inoltre, è molto più calorico di quanto si pensi. Un grammo di alcol apporta quasi il doppio delle calorie di un grammo di zucchero. C'è poi un errore che riguarda la cottura degli alimenti. Quando bruciamo carne o amidi, come accade nel pane tostato troppo, nelle patatine fritte o nel barbecue spinto, si sviluppano sostanze come l'acrilamide e gli idrocarburi policiclici aromatici. Questi composti sono oggetto di studio da decenni e i loro effetti potenzialmente cancerogeni sono ormai ben documentati. Non serve vivere nel terrore del toast abbrustolito, ma nemmeno continuare a ignorare che una cottura più delicata, al vapore, al forno a bassa temperatura, in padella con poco olio, può fare una grande differenza sul lungo termine. Infine, la carenza di fibre e la monotonia alimentare sono due errori spesso sottovalutati. Una dieta povera di fibre rallenta il transito intestinale, aumentando il tempo di contatto tra eventuali composti tossici e la mucosa del colon. Inoltre, una dieta sempre uguale, ripetitiva, priva di varietà, limita l'assunzione di micronutrienti protettivi e impoverisce la flora batterica, compromettendo la capacità del corpo di disintossicarsi in modo efficace. Molte persone, spinte dalla comodità o dall'abitudine, consumano ogni giorno gli stessi 5 o 6 alimenti. Ma la natura ci offre una biodiversità straordinaria. È nella rotazione dei colori, dei sapori, delle consistenze, che si nasconde una delle forme più potenti di prevenzione. Tutti questi comportamenti, presi singolarmente, potrebbero sembrare trascurabili. Ma quando diventano abitudini quotidiane, si trasformano in un accumulo di rischio. Ed è proprio su questo accumulo che agisce la prevenzione. Non servono rivoluzioni improvvise, bastano piccoli cambiamenti coerenti, mantenuti nel tempo. E il primo passo è sempre lo stesso, la consapevolezza. Ora che abbiamo visto quanto la nostra alimentazione possa diventare uno strumento di prevenzione, voglio condividere con te qualcosa di concreto. Non una teoria, non un elenco di principi astratti, ma un piccolo gesto quotidiano che può iniziare già da domani mattina. È una bevanda naturale, nata dalla tradizione orientale, ma oggi sempre più studiata anche in ambito scientifico. Una combinazione semplice di ingredienti che lavorano in sinergia per calmare l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario e stimolare la capacità del corpo di rigenerarsi. La preparazione è molto facile. Ti basteranno pochi minuti. Ma ciò che conta è la costanza, la ritualità, il gesto ripetuto che diventa una forma di cura. Questa bevanda si prepara con curcuma, zenzero, limone, acqua tiepida e, se vuoi, un cucchiaino di miele grezzo. È un mix di sapori intensi, ma anche di molecole bioattive dalle proprietà straordinarie. La curcuma, lo sappiamo, contiene curcumina, uno dei più potenti antinfiammatori naturali conosciuti. Ma la sua azione si potenzia solo se associata a un pizzico di pepe nero e a una base grassa, come l'olio extravergine d'oliva. Per questo motivo, molte persone non ne percepiscono i benefici, perché la assumono nel modo sbagliato. Lo zenzero, invece, è ricco di gingerolo, una sostanza capace di ridurre l'infiammazione intestinale, migliorare la digestione e stimolare le difese naturali. È anche un ottimo alleato per chi affronta momenti di stress fisico o mentale, perché ha un effetto tonico ma non eccitante. Il limone, infine, è una fonte straordinaria di vitamina C e limonene, un composto che aiuta il fegato a eliminare tossine e a mantenere attivo il processo di disintossicazione cellulare. Insieme al miele, che se di buona qualità apporta antiossidanti e supporta la flora batterica, crea una combinazione completa, bilanciata, benefica. Per preparare questa bevanda, scalda circa 250 ml di acqua fino a renderla tiepida, non bollente. Il calore troppo alto distruggerebbe parte dei principi attivi. Aggiungi un cucchiaino di curcuma, uno di zenzero fresco grattugiato, il succo di mezzo limone e, se vuoi, un cucchiaino di miele. Mescola con calma, respira l'aroma e concediti 2 minuti solo per te. Il momento ideale per assumerla è al mattino, a digiuno, così che il corpo possa assimilare più facilmente i nutrienti. Bevuta ogni giorno, per un periodo di 3 settimane, può diventare un piccolo rituale di benessere, da accompagnare, ovviamente, a uno stile di vita complessivamente sano. Dopo 3 settimane, puoi fare una pausa di qualche giorno e poi riprendere. Naturalmente, non si tratta di una cura. Nessuno di questi ingredienti, da solo, può prevenire o guarire il cancro. Ma insieme, inseriti in un contesto di attenzione e consapevolezza, possono rafforzare il nostro corpo, proteggere le cellule e ridurre l'infiammazione che, come abbiamo visto, è alla base di molti processi degenerativi. A volte, la prevenzione inizia proprio così,
non con un farmaco, non con una diagnosi, ma con una scelta gentile e consapevole al risveglio. Se sei arrivato fin qui, significa che dentro di te c'è già una consapevolezza che si sta facendo strada. Una voce che ti dice che la salute non è solo questione di fortuna, di geni o di destino. È anche una somma di scelte. Piccole, quotidiane, spesso invisibili agli occhi degli altri, ma potentissime. Oggi abbiamo visto che la prevenzione non è un concetto astratto. Non è qualcosa che si legge nei libri o si sente solo negli studi medici. La prevenzione è concreta. È la mano che allunga il carrello verso i mirtilli invece che verso i biscotti. È la decisione di lasciare la carne lavorata nello scaffale e mettere nel piatto una manciata di spinaci con olio e limone. È la capacità di fermarsi, di ascoltarsi, di dire: io mi prendo cura di me, ora. E non serve farlo alla perfezione. Non serve diventare fanatici dell'alimentazione o vivere con il peso della paura. Serve equilibrio. Serve costanza. Serve conoscenza. E, soprattutto, serve un cambio di sguardo. Perché ciò che mangiamo non è solo carburante, è informazione. Ogni alimento parla al nostro corpo. Ogni scelta è un messaggio che inviamo alle nostre cellule. Tu meriti protezione. Tu meriti energia. Tu meriti salute. E il nostro corpo risponde. Sempre. Quello che ti propongo non è una rivoluzione, ma un percorso. Un cammino fatto di piccoli passi, che iniziano con la spesa, proseguono in cucina, si trasformano in abitudini, e col tempo diventano identità. Condividi questo messaggio con le persone che ami. Perché a volte basta una scintilla per cambiare il corso di una vita. E se oggi hai trovato valore in queste parole, allora portale con te. Fanne un seme. E scegli, da oggi in poi, di essere parte attiva della tua salute. Se vuoi scoprire altri alimenti che ti aiuteranno a ridurre l'infiammazione cronica, non perderti il video 16 alimenti potenti per ridurre l'infiammazione, che trovi qui nella schermata finale e in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video.